La professoressa Caterina Ingoglia è il nuovo direttore scientifico dell'Antiquarium ed esperto in materia di archeologia del Comune di Capodorlando. È professore associato di metodologia della ricerca archeologica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina. L'esecutivo di Palazzo Europa le ha conferito un incarico a titolo gratuito. Il territorio di Capodorlando, che è un territorio credo ancora tutto da scoprire, ma il mio incarico non riguarda solo questo, riguarda anche la direzione scientifica dell'antiquarium comunale, che cercheremo appunto di valorizzare. Sembra che questi reperti di Capodorlando siano poco conosciuti, sembrano forse dei corpi estranei. Sì, ma infatti io sono molto contenta di aver avuto questo incarico proprio per valorizzare, ripeto, ancora una volta uso sempre questo termine che è carico di significato, per valorizzare questi reperti che sono sicuramente molto importanti ma ancora poco conosciuti. La ricerca è il nostro compito fondamentale insieme alla didattica, quindi sì, mi auguro che possano venire fuori novità sul territorio di Capodorlando e vedremo di fare anche delle ricerche. È un'iniziativa secondo me importante sia per quanto riguarda, come hai avuto modo di dire tu, già la possibilità di divulgare ancora di più quelle che sono o quella che è la storicità di Capodorlando, ma è nello stesso tempo anche per poter continuare a individuare o a ricercare eventuali altre zone di storia, acropoli o cose del genere. Diciamo che questa collaborazione con la professoressa Guglia è molto importante anche perché è una persona estremamente preparata e quindi, così come abbiamo fatto in altri settori, stiamo cercando un po' di vitalizzare tutte le argomentazioni che il Comune ha a disposizione. Tra queste abbiamo anche questa. Peraltro aggiungo che abbiamo fatto un progetto finalmente anche per dare una sistemazione sia alla Pinacoteca sia alla Biblioteca sia all'Antiquarium, con un impianto di condizionamento e anche altre piccole sistemazioni che speriamo di fare entro il mese di novembre.